Mister Pillon, inizia la seconda parte del ritiro a Palena, intanto un primo bilancio sulla prima settimana di lavoro. No, direi ottima sul piano dell'impegno, sul piano del lavoro, ho visto tutti i ragazzi che si sono impegnati e soprattutto c'è un bel clima che mi piace, sereno, di entusiasmo, di voglia di far bene, di dimostrare, questa è una cosa molto positiva. Lei ha fissato dei punti in conferenza stampa, saremo in 24-25 e poi voglio massima umiltà, non ci devono essere prime donne. No, non le voglio le prime donne, nel senso che dobbiamo essere un gruppo unito, tutti che si giocano il posto, non ci sono preclusioni verso nessuno, perciò sarà il campo a decidere la formazione, attraverso le prestazioni, attraverso il lavoro sul campo, chiaramente farò le formazioni di volta in volta e sarà lì. Ci sarà una sana competizione, come è giusto che sia, perché è quella che poi ti fa portare a avere il livello molto più alto di tecnica, di agonismo e di determinazione. Sono arrivati Monachello, Scognamiglio, Del Grosso, è partito Crescenzi, è soddisfatto di questi inserimenti? A che punto è la costruzione della squadra? No, siamo a un buonissimo punto. Cioè, io avevo delineato di fare con il 4-3-3 iniziale, nel senso che dipende dai giocatori adatti a questo sistema di gioco, e stiamo prendendo giocatori adatti sicuramente a questo, anche con della qualità importante, perciò devo dire che dietro abbiamo costruito positivamente la squadra, in mezzo al campo secondo me molto importante il centrocampo che abbiamo, davanti lo stiamo definendo, stiamo aspettando l'arrivo di se arriva Antonucci o meno, però dopo il mosaico è completo, nel senso che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e starà a me e a loro dimostrare che siamo una squadra competitiva, che possa giocarsela con tutti. Monachello è un giocatore che ha fatto bene ad Ascoli, ma probabilmente deve ancora esplodere, può essere Pescara la piazza giusta, e poi ha parlato anche di Cocco, lei crede nelle qualità di Andrea Cocco? Monachello è un ragazzo giovane che deve esplodere, nel senso che l'anno scorso secondo me ha fatto molto bene ad Ascoli, era un uomo di quelli che noi ci tenevamo molto a portare qui, perciò abbiamo raggiunto l'obiettivo e sono contento che lui sia arrivato. Dovrà dimostrare, soprattutto lui che è un ragazzo giovane, di avere la possibilità di andare in Serie A, perché un giocatore come lui deve giocarsi le sue chance, ma deve giocarsi prima le sue chance qui a Pescara, dimostrare di essere all'altezza, dimostrare di aver voglia di emergere con grande umiltà e determinazione, perché è un ragazzo che secondo me può venire fuori, può fare grandissime cose. Cocco devo dire che è un giocatore che io lo conosco molto bene dai tempi di Vicenza, che ha fatto cose strepitose. Se lui sta bene fisicamente, se è un giocatore che torna a quel livello lì, l'anno scorso ha avuto dei problemi fisici perché l'operazione al ginocchio, poi non stava benissimo, insomma, però quest'anno lo vedo determinato, voglioso, lo vedo bene, insomma, ecco, da questo punto di vista ha cominciato molto bene. Sta a lui dimostrare di tornare ai suoi livelli, perché è solo il campo che dirà se tornerà il vero Cocco che noi conosciamo, perciò sta a lui dimostrare sul campo attraverso il lavoro, attraverso l'attenzione, attraverso la voglia di tornare a emergere il giocatore che è. Poi abbiamo anche Bonino, non dobbiamo scordarci di Bonino, che per me è un ragazzo molto interessante, che a me piace molto, l'abbiamo tenuto perché ci crediamo, perciò anche lui potrà far valere le sue carte, sono tre giocatori che si giocheranno le loro chance. Scognamiglio può aiutare il Pescara a migliorare in uno dei nei dello scorso anno, le palline attive? Sì, è un giocatore molto importante da questo punto di vista, perché i suoi gol su palline attive li fa sempre, noi avevamo questa lacuna che su palline attive non abbiamo fatto un gol, perciò è un giocatore che ci può dare una grossa mano. Ecco mister, chiudiamo sul prossimo campionato, che B sta nascendo, anche se forse è un po' presto per fare dei bilanci, e quale dimensione può ritagliarsi il Pescara? È una B molto importante, molto equilibrata, come tutti i campionati di B. In questo momento è anche difficile dire quali sono le squadre più importanti che potranno ambire al traguardo finale, perché le rose ancora non sono state completate, perciò adesso si chiacchiera tanto, ma poi bisogna vedere gli effetti sul campo, che quello che succede. Perciò sarà un campionato difficilissimo secondo me, perché anche quelle che sono salite dalla C, Padova, Lecce, Cosenza, sono squadre che importanti, che hanno anche un potenziale di città alle spalle importante. Lecce vedo che sta facendo una squadra importante. Credo che sarà un campionato molto tosto, molto difficile,
però noi saremo competitivi, nel senso che ce la giocheremo con tutti. Ecco, se la sente di fare una promessa, lei ha detto noi cercheremo di giocare bene. La promessa che posso fare è quella che ho detto prima, che quando io voglio una squadra che quando scende in campo abbia sangue agli occhi, che sia furente sul piano agonistico e soprattutto cercare di giocare bene a calcio, essere propositivi, cercare il risultato attraverso il gioco. Questo è quello che abbiamo fatto anche nelle difficoltà l'anno scorso di classifica, siamo riusciti a farlo, più che mai dobbiamo farlo quest'anno.